Varrà il braccio più energumeno dell'Albania? Sempre spoiler qui vi regaliamo così, senza neanche chiedervi un euro. Esatto. Ragazzi, buongiorno e bentornati all'interno di un nostro video. Come stai? Bene, tu? Molto bene, devo dire. Come te la stai passando? Assolutamente bene ultimamente, tu? Te credo. Ma stai zitto, te credo, cretino. Tu? Insomma. Cosa succede, Daniele? Parlaci, apriti con noi. No, faremo una puntata talk apposta. Tutto ciò. Dove ti aprirai? Aprirò il mio cuore. Tu devi star fermo con queste mani, perché i tavoli non sono sporchi, ma tu comunque inizi a pulire. È come quando sono a letto che muovo i piedi. Sì, esatto, ragazzi, adesso... da quando è disteso inizia a muovere i piedi. No, così un po' li sfrego, ma sì. Tutti lo fanno, tranne te. Le persone fanno così? No, poi i piedi. È così perché lo fai tu? Ti fa rilassare. Perché mi rilassa. Sì. Ragazzi, oggi video diverso dal solito, perché sì, si tratta di una reaction, ok? Ma... però reagiremo ad un qualcosa che non abbiamo mai visto e mai portato all'interno del canale, perché riguarda comunque una sfera a noi molto cara, ovvero la sfera delle esplorazioni urbane. Però, è una reaction a 5 esplorazioni finite male. Ma italiane o è? No, di tutto il mondo. Infatti alcuni dialoghi magari saranno anche in inglese, ma tu lo tradurrai. Che problema c'è? Lo tradurrai al momento. Perché da all'inglese proprio da Cepu. Da Groupon. Da Groupon, ha preso il corso lì, scontato. E niente, quindi noi andremo a reagire a 5 esplorazioni finite male. Oh, ve lo giuro che non le ho viste, nemmeno tu ovviamente, no, ma nemmeno io, perché non volevo spoilerarmele. Il nostro compito sarà quello di dire se secondo noi sono fake o meno. Anzi, non sarà solo il nostro compito, sarà anche il vostro compito. Quindi ad ogni esplorazione che vedremo, oppure alla fine, alla fine. Scrivete qui sotto se secondo voi sono fake o meno. O vere. Esatto, non so che cosa siano, possono essere, che ne so, un ritrovamento di una persona, saranno diverse situazioni. Vai. Vediamo che cosa succede. Ho preso un video che ne racchiudeva 5, realizzato da un italiano questo video. Ah, ok. Quindi vediamo cosa succede. Ho fatto un mashup. Un mashup, esatto. Ragazzi, l'obiettivo del video l'avete capito, quindi buenas visiones. L'urban exploration consiste nell'esplorazione di strutture costruite dall'uomo, spesso rovine abbandonate o componenti poco visibili dell'ambiente urbano. E noi lo sappiamo bene. Benissimo. Quante ne abbiamo fatte ormai? Si sa? No, non lo so. Quante ne abbiamo fatte in un anno? Non lo so, tantissime comunque. Ne abbiamo fatte un centinaio, più o meno. Più o meno 100. E talvolta questo può portare alla scoperta di qualcosa di inquietante o traumatizzante talvolta. Anche a noi ci sono successe delle situazioni particolari, inseguite dagli spacciatori, le cose che si muovevano da sole, la porta che si apriva. Sassi che ci lanciavano la sera. Esatto, sassi che ci lanciavano, quindi un po' di cose sono successe anche a noi. Sei pronto o ti stai cagando addosso? No. Vogliamo spegnere le luci per rendere un po' l'atmosfera? Siamo? Vai. Vediamo come viene. Beh, si vedrà, sì, figurati, non è buio. È buio? Accendi più quella, 2100. Va bene, dai. Se no, mettila soffusa. Questa. La metto un po' più soffusa. Può girare. Accendila. È saltata. Non ci credo! Ma veramente? No, vabbè. Ma com'è possibile che è saltata adesso? Schiaccia... Qual è? Questo? Sì. L'altra? O è saltata la luce? No, c'è. Ma c'è quella? No. Niente. Oh, Dada, questa è una cosa strana che è successa però vedendo sto video, No. Dada, tu che poi credi in queste cose. Non va. Ma non l'ho rotta io. Cioè, nel senso, doveva succedere. Mi è già successo una volta. E perché proprio in questo video, però? Però, ieri o l'altro ieri, è tipo, si è spenta di colpo. E poi ha funzionato di nuovo. E dopo 10 secondi si è riaccesa. Vedi, vuol dire che fa contatto lì o qua, secondo te? Là, secondo me, non è tipo... messa bene. Assurdo, comunque, iniziamo male sto video, Questo video non è adatto alle persone suscettibili al sangue. Infatti, questi video, anche se non accertatasi essere veri, contengono comunque immagini che potrebbero disgustare o spaventare qualcuno. E la Madonna! Che intro è? Ce ne andiamo se vuoi, Questo è uno dei video più famosi. Due ragazzi, esplorando una casa... si ritrovano davanti a una scena da film horror. Ma lascerò a voi giudicare. Salta fuori qualcuno adesso. Adesso mi cago addosso, Questi potremmo essere noi in una circostanza X, capito? Ha detto che ha visto una faccia, Dove l'ha vista? Non lo so. Maradanda!
Sono io quello, eh? Quello sei tu! Perché Dad, non so se lo sapete, ma se si toglie il cappello, escono così i capelli. Come se non mi avessimo mai visto senza cappello, porco Dio. Però sembra, posso dire che sembra molto spontaneo il video, non sembra una cosa costruita. No. Vero? No. Ma perché non entra? Non ho capito. Non lo so, perché sono spaventati dal fatto che uno dei due ha visto qualcosa. C'è anche un bel 6 disegnato sul muro. Should I go in? That room has 6 nails left. Is that blood? Quelle però sono impronte di sangue. Sì, sembra sangue. Vero? Sembra che qualcuno sia salito lì per poi entrare dentro. Infatti avevo visto anche del rosso proprio sulla finestra. Fuck. Noi qui ce ne saremmo andati o avremmo continuato? Boh. Non lo so, così è un po' troppo. Sì, forse, poi più che altro sei fresco, no? Appunto. Cioè guardi se è fresco. Sì, guardi se è fresco. Oh. Ma è vero? Era un corpo di una persona avvolto da un telo. Cioè si capisce perfettamente che è una persona. Sì, bisogna vedere se è fake o vero. Potrebbe essere anche fake. Allora, secondo me è vera. Mi sembrava, ripeto, spontanea come cosa. Magari è appena successo qualcosa e qualcuno ha portato sta roba dentro. Sì, mi fa un po' strano che abbiano così tergiversato nell'andare vicino alla finestra. Nell'avvicinarsi. Beh, se vedi delle macchie non è che ti butti subito. Inizi un attimo a capire qual è la situazione. Dici? Puoi dire fake o vero secondo te? Fake. Per te saranno tutti fake perché tu non credi a nulla. No, però io la prima cosa che faccio mi sporgo e vedo. Ah, dici? Cioè non vado a vabbè, vedere. Alla fine non è passato tanto tempo, Ma secondo me è tagliato. Dici perché abbiano cercato di aprire l'altra porta? Cioè va a inquadrare l'amico che apre la porta e... Cazzo, fammi vedere. Non lo so. Secondo me è vero comunque. Okay. Non lo sapremo mai, ma secondo me è vero. Vero o fake? Commentate qui sotto immediatamente e proseguiamo con il secondo video. Il secondo video invece... parla di forse un'entità demoniaca. Quelle che piacciono a noi. Appena detto entità demoniaca mi è salito... Ti brividi. Te lo giuro, mi è salito un brivido. Beccherai. Sto pensando alla casa rossa lì. Quindi non era demoniaca. Dalle prove... Demoniaca è peggio. Cosa? Non ho capito. La casa rossa non era demoniaca. Ma che ne sai cos'era? No, è semplicemente l'anima di... Vabbè. Demoniaca è un'altra cosa. Demoniaca vuol dire che è un'anima il diavolo si è impossessato di un'anima. Peggio. Ho capito. Rispetto, c'è un fantasma. Che si dimostra davanti a due ragazzi. Dalle prove, il video sembra abbastanza realistico. Like, you wanna drink? I'll pass this case. Yeah, that's disgusting. So... there's a spray gun. Anche questo sembra vero, sì. Come video. Sembra una circostanza qualsiasi, veramente. What the fuck was that? Intanto c'è stato un rumore fortissimo, però questo capita anche a noi. Vediamo cosa succede. Just don't go into it. Oh, fucking hell. Slowly, slowly. It's probably someone pissing around, bro. Just slowly, innit? Did you hear that again? Wait. What the fuck? No. Allora, a parte che mi sta venendo i brividi anche se non so se sia fake, te lo giuro. Cioè, guarda i peli. Guarda i peli come si sono alzati. Se a me dovesse succedere una cosa del genere, Dadda, sai quanto urlo? Infatti. Ah, non succeda mai. Cosa fanno? Vanno dritti? Ma scusa, non ha senso che vadano verso sta cosa. Scapperai indietro, scusami. Se ti si muove una sedia davanti. Infatti adesso mi sa che scappano. Someone's probably joking, bro. Chill. Ha detto, secondo me c'è qualcuno che sta giocando. Stai tranquillo. Mi sembra troppo tranquillo lui, dai. Can we just look, Josh? Can we just look? No, Josh, fucking get out of here now. Fucking. Get it open. Fucking get it open, bro. It's not open. Fucking get open the door. Fake. Dai. Si chiude la porta, dopo non riescono più a scappare. Da quello che sembra. A me sembra fake, perché più che altro perché sono proprio dei ragazzini. Anche perché se mi succede una cosa così spacco tutto. Perché non apro la porta. Oh my god, get the fuck out. Get out. Fuck out.
Oh my god. No! No, don't. Show me it's it now. Load of scratches. What the fuck? Show me it now. No, dai, cos'è sta roba? C'ha dei graffi sulla schiena. Ma perché era per terra poi quell'altro? No, non lo so, non si è capito nulla. Chissà se esistono i video originali di queste esplorazioni su YouTube. Ragazzi, se doveste conoscere questi video, se li trovate, mandateceli o scrivete come si chiama il titolo nei commenti. Perché così almeno vediamo l'esplorazione completa. Sì. Però questo sinceramente a me sembra fake. Sì. Vero? Mi sembra molto più real l'altro. Ma neanche per i graffi. Per come è stata la situazione. Si chiude la porta, si buttano per terra. Ma a parte che se ti si muove la... Ripeto, se ti si muove la sedia così davanti, scapperai dalla parte opposta. Non è che inizia a dire no, è uno scherzo di qualcuno. Cosa vuol dire? Fake. Commentate qui sotto fake. Se real o fake. Dopo aver visto la sua faccia e i suoi capelli, confermo che sia fake. Il terzo video è uno che vi sconsiglio la visione. Addirittura. Ce ne andiamo? Sì. O rimaniamo qua? No, guardiamo. Guardiamolo. Perché contiene scene molto forti. Ma in breve parla di dei ragazzi che dopo aver esplorato questo posto sentono qualcosa cadere dal piano superiore. Lui sta già facendo il fenomeno con quelle mosse di karate, non va bene. E andando ad esplorare che cosa potrebbe aver causato quel suono, beh, vi lascio al video. Oh, nella compagnia degli esploratori c'è sempre qualcuno che assomiglia, che ricorda te. Chi era questo? Guarda. What is that? Go from. What the fuck is that? Questi sembra che si stiano cagando addosso veramente. Vediamo cosa succede. C'è tipo un ululato, qualcosa in sottofondo. Hello? No vabbè, è la voce di una bambina demoniaca questa, Daniele! Hello? Is that coming from the street, yeah? Se esce una bambina io ti spacco il computer in testa, te lo spacco proprio in testa. What the fuck is this? What the fuck? What the fuck? Ma si dà l'elettro! No, we're dipping. Come by. Hey, what is this? This. È caduta all'alto. È caduta una bottiglia, è caduta qualcosa. Ah, sono ritornati. Sono tornati lì dopo essere scappati, sicuramente. Sono letti quelli, no? Sì, sono letti di persone che vivono lì, forse. Aspetta, the closet. I think it's... Dude, shit. Fucking hell, guys. I'm not gonna do this, man. Fuck. Is there someone there? Check. Oh, shit! Go! Let's go! Is that shit? Non può essere. Dici? C'è una persona impiccata. Però qui le reazioni sono un po' più vere. Pensi se trovi una cosa così? No, vabbè, impazzisco. Sbieni. Vabbè, potrebbe succedere però, eh. Sì. Come quando Logan Paul ha filmato il tipo, così. Che tipo? Nella foresta dei suicidi in Giappone. E quello sì, un po'. Quello era vero. Sì, ma lì è pieno, cioè, sì, vai pieno. Lì col presupposto già di beccare. Sì, però comunque se te lo trovi uno davanti così, cioè, secondo me rimani scioccato. Pensa in un posto che dove non te lo sì, aspetteresti. Appunto. Non lo so, potrebbe anche essere reale questo, eh. Sì. Non capisco però la correlazione tra la bottiglia di prima, che era stata lanciata, e il fatto di aver trovato una persona così. Però, dalle reazioni tutto, non abbiamo motivo di dire che sia fake. Giusto? No. Rimaniamo sul real. Dubbio. Scrivete qui sotto nei commenti se è real o fake. Questo video è il video più corto. Questo qua è un video cortissimo, Daniele. Dei ragazzi trovano all'interno di questo posto mine anticarro e vari esplosivi. Esplode. Ma no, non dirmi che esplode. No, vabbè, follia. L'ultimo video, invece. Ah, era quello. Oh. E quindi? Ma non è successo niente. Ho trovato solo degli esplosivi. Delle mini. Real o fake? Real. Real. Scrivete se real o fake. Andiamo all'ultimo video. È anch'esso corto, ma più o meno ironico, per il fatto che questo ragazzo si trova davanti a un senza tetto. Ah, questo quindi è vero. Questo è vero. Ma la sua reazione è epica. Stuca!
questa è vera? Sì. Ma si è visto il tipo o no? Sì, sì, era sdraiato. Questo, ragazzi, è vero, sicuramente. È bello che aveva la doppia camera lui, che si vedeva la sua reazione. E tra l'altro è successo anche a noi. Però noi, devo dire che in una situazione del genere siamo rimasti calmi. Ti ricordi anche a Segrate? Esatto. Dove c'era il abbiamo tipo aperto dentro. La abbiamo aperto una stanza, anzi, rimettiamo la clip di quando apriamo una stanza e troviamo dentro una persona. Sì. Dici? No, dai. Non ci sta nessuno, porco Diaz, guarda. Ciao. Scusami, stiamo visitando il posto, non volevo disturbarti, scusami. Scusaci. Ciao. Non sapevamo. Ti chiudo la porta? Lascio così, scusa. Mi sono cagato addosso, non hai capito? Tu? Mi sono cagato addosso, mi è mancato tipo il respiro per un attimo. Non avevo visto il tipo io. Io sì. Non hai visto che ho detto scusa, pensavi stessi scherzando come al solito. Sì, vedi? Tutte le volte che scherzi. Cioè, ovviamente ci aspettavamo che ci fosse qualcuno, magari lì lui no, perché non aveva sentito niente. Sì, ma poi di notte è tutta un'altra. Di notte da solo, ma sei folle a fare una cosa del genere, vero? Fuori di testa. Ragazzi, questo era l'ultimo video purtroppo, dura poco, ma se avete dei video di esplorazioni finite male, non solo italiani, anche stranieri, mandateceli, segnalateceli. Ma anche, no, cose di horror. No. Cioè magari uno... Qua alla fine solo... Cade dalla... Sì, cioè... sì, sì. O anche i vostri video. Dici? Che magari la gente è andata in posti ed è successo qualcosa, magari avete anche delle vostre clip, tutto quello che avete, sia cose vostre sia cose non vostre, mandatecele, che se vi piace questo format così, reagiremo alle vostre esplorazioni finite male o in generale alle esplorazioni finite male. Quindi alla fine, complessivamente... Tutti fake. No, non tutti fake, dai. Quello, vabbè, l'ultimo è vero. Vabbè, l'ultimo è vero. Quello là del tipo in non lo so. Ci rimane il dubbio. Il fatto è che non lo sapremo mai, Daniele. Moriremo con questo segreto dentro di noi, con questo dubbio. Eh sì. Purtroppo. Però, brutta scena. Brutta scena se fosse vera. Madonna. Esatto. Rimani traumatizzato a vita. Daniele, grazie di cuore per avermi accompagnato in questo mondo spettrale urbano. Ragazzi, grazie a voi per aver visto il video fino a qui e noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.